c'è una band che è una delle band del mio cuore, che viene citata spesso all'interno del romanzo. Ricordarmi di quando il 17 febbraio si erano recati a Milano, a sentirvi in concerto. Una folla numerosa era in fila per entrare in zona pomeriggio, e più di una volta qualcuno si avvicinò a Steve scambiandolo per Jerry Calfredo, chiedendogli un autografo. Durante il concerto si prese un sacco di vomitata e birra rovesciata addosso, ma fu un live onorabile. L'esibizione era cominciata con un telo bianco a coprire il palco, con le sue sagome di Cantret, Mike Innes e Sean Kinney che si intravedevano al di là. Cominciarono con Dan the Driver e subito il telo cadde, a rivelare anche la presenza di Lane Staley, con occhiali scuri e giubbotto di pelle. Sarebbe stato l'unico concerto italiano degli anni Sub Chains per molti anni, e l'unico con la presenza di Staley.